Faccio una piccolissima introduzione, poi lascio la parola a Sandra. Ok, faccio una piccolissima introduzione, poi lascio la parola a loro che hanno tanto da dire. Solo una spiegazione di che è tutta questa quantità di roba, il perché del noir, dell'autoproduzione e via dicendo. L'idea è nata in un discorso in realtà su quanto poi sia nemico le logiche di mercato di diversi ambiti dell'arte, la letteratura, la musica. E, insomma, facendo dei parallelismi ci siamo accorti che poi ci sono dei punti in comune in cose che magari potrebbero sembrare molto differenti, come il mondo della letteratura e il mondo del punk, per dire. Da lì è nata questa idea, parlando con Augusto Scano, adesso comunque vi presento tutti, e quindi abbiamo avuto l'idea di fare questo progetto fotografico alle vostre spalle, in cui ho chiesto a 35 persone di venire con il loro libro noir preferito e di definirmelo in un aggettivo. È nata una disquisizione immensa su cosa fosse noir, thriller, giallo, poliziesco. Io ho lasciato un'ampia libertà a tutti quanti perché mi piaceva che ci fosse un rapporto con il libro che le persone portavano. E niente, quindi questo è stato il mio contributo alla serata, oltre poi a coordinare e a pensare a tutte le persone che mi sembravano più adatte a rientrare in un discorso di autoproduzione su vari fronti. E quindi ho pensato, quindi passo alle presentazioni, dal punto di vista della letteratura c'è l'autore Augusto Scano e dal punto di vista musicale il gruppo Night è rappresentato da Angelo e Renato. Dal punto di vista dei fumetti, il dottor Pira, penso che non so, e in qualità di coordinatore, nonché esperto di autoproduzione, nonché tante cose, tra cui musicista, Carlo Sanetti, che farà moderatore poi da adesso in poi. E vi presento anche le altre persone che hanno partecipato alla mostra, quindi i fumettisti sono Bruno Letizia e adesso io ho il libro in pass, Andrea Olimpiadi, non mi veniva il cognome, e Carita Lucattelli, che è la ragazza che ha fatto i disegni lì. E i video che dopo vedrete poi proiettati sono di un ragazzo che fa ricostruzioni in 3D di scenari di libri noir e gotici, che si chiama Nessuno, e nome d'arte. E niente, poi successivamente suoneranno Fisandro, che è quella che legge Spartiti, e Mauro Torroni, e faranno una selezione di D'André, Leonard Cohen e un pochino d'altre cose a tema comunque. E niente, quindi lascio la parola a voi. Bene, a me è il compito di iniziare le danze di questa chiacchierata informale, insomma l'abbiamo concepita appunto come una chiacchierata fra persone che più o meno hanno a che fare con la stessa veduta delle cose per quanto riguarda l'approccio, la produzione culturale, quindi ognuno di noi si occupa di ambiti differenti, però più o meno abbiamo tutti lo stesso approccio, magari potremmo divergere in alcuni dettagli, ma la visione di fondo è la stessa. Io appunto ho una piccola etichetta che produce dischi che distribuiamo principalmente sul web in download gratuito, e vorrei partire proprio dalla presentazione di un disco che uscirà a breve di un mio amico che si chiama Amti Danti. Lui è un cantautore di Messina e si autoproduce totalmente da più di 10 anni nella propria cameretta e ha un suo pubblico su internet, lo segue ormai da anni, che si è costruito pazientemente dialogando con chiunque insomma avesse il piacere di incontrarsi su internet. Io appunto vorrei leggere queste breve righe che lui ha scritto per presentare il suo disco, per aprire questo dibattito, e chiedere a ognuno degli intervenuti questa sera, a cominciare da Augusto, insomma, fino al dottor Pira e i nostri amici Naid, e per chiedere a ognuno per quale motivo hanno scelto determinate modalità di produzione. Ora vi leggo questo testo. Questo disco di Amti Danti si chiama Dissipazio Amti Danti, che fa un po' il verso a un libro di Morzelli che si chiama Dissipazio Humani Generis,
E dice così questa presentazione: registrato integralmente a casa utilizzando un semplice computer, scheda audio da 100 euro e un paio di microfoni dello stesso valore commerciale, senza dunque il vincolante bisogno di alcuna professione o professionalità. Tempo e amore i suoi ingredienti principali. Diffuso esclusivamente attraverso internet, il passaparola degli ascoltatori. Contribuire alla diffusione della musica di valore è atto politico, più politico che gridare andare tutti a fanculo o piazzare tette in copertina. Chiunque dovrebbe valutare che oggi è possibile creare arte senza grandi mezzi tecnici o senza agganci di qualunque tipo. Senso critico, cultura e buona volontà sono assai più importanti dei grandi investimenti. Sottraiamo l'arte al capitale, non c'è altro da fare.